Il sonar dei pipistrelli è di gran lunga superiore a qualsiasi dispositivo analogo creato dall'uomo. Questi animali possono distinguere oggetti distanti tra loro frazioni di millimetro e ad una velocità impensabile per la nostra tecnologia. Per esempio, possono distinguere tra due echi che arrivano quasi nello stesso momento in circa 2-3 milionesimi di secondo, mentre i sonar elettronici riescono a farlo in circa 12 milionesimi. Questo vuol dire che i pipistrelli possono rilevare due oggetti distanti l'uno dall'altro 3 decimi di millimetro, ossia quanto la larghezza di un tratto di penna. Questo biosonar permette quindi di ottenere immagini ad altissima definizione, di gran lunga superiore a quella dei sonar artificiali. Il biosonar a doppia banda di frequenza dei pipistrelli, ad esempio, ha ispirato i ricercatori dell'Università di Trento, che hanno messo a punto una nuova tecnica di elaborazione per migliorare le osservazioni geofisiche basate sull'interpretazione di immagini radar bidimensionali del sottosuolo. Così, con i radar bioispirati si possono infatti estrarre informazioni più precise su composizione e struttura dei pianeti e delle loro lune. Insomma, in natura ci sono animali con competenze straordinarie. Non possiamo che imitarli. Meriterebbero una laurea ad honorem. Più di una. Meriterebbe una laurea in fisica, per la sua conoscenza delle leggi naturali e l'abilità nello sfruttarle a proprio vantaggio. Ma che dico una laurea in fisica? Almeno tre. Infatti è un grandissimo esperto di ottica, di balistica e di dinamica dei fluidi. È chiamato pesce arciere. Accade spesso che piccoli animali mostrino sorprendenti strategie di sopravvivenza. Il pesce arciere è sicuramente uno dei più abili. Solitamente i predatori usano metodi semplici per catturare le loro prede. Si nascondono, tendono imboscate, seguono le scie dell'odore della preda, oppure colpiscono al buio. Il pesce arciere invece colpisce in pieno giorno, spara un getto d'acqua contro gli ignari insetti che si posano sui rami al di sopra dello specchio d'acqua in cui vive. Per riuscirci, riempie la bocca di acqua e quindi chiude bruscamente le branchie. L'insetto colpito precipita e il pesce arciere in una frazione di secondo lo raggiunge e lo cattura. Però, per avere la precisione e la forza sufficienti a centrare l'insetto, deve risolvere diversi problemi. Tanto per cominciare, quando si guarda da sotto la superficie dell'acqua un oggetto che sta al di sopra, la sua posizione appare falsata, come si può facilmente osservare mettendo una bacchetta in un vaso. La parte immersa nell'acqua e quella fuori dell'acqua sembrano spezzate, non congiunte, e oltretutto, se guardassimo la sola parte immersa, crederemmo che la punta sia in una posizione diversa da quella in cui è realmente. Perciò, per capire dov'è davvero il suo bersaglio, il pesce arciere deve conoscere il modo in cui l'acqua deforma le immagini, perché la deviazione, oltretutto, cambia, come abbiamo visto, a seconda dell'inclinazione. E non è tutto. Un getto di acqua sparato in una certa direzione tende a piegarsi e a ricadere proprio come la freccia di un vero arciere. L'arciere, infatti, per colpire il bersaglio non deve mirare al centro, ma un po' più in alto, perché la freccia si abbassa per la forza di gravità. Il pesce arciere dovrà perciò tenere conto del fatto che anche il suo getto d'acqua seguirà un percorso curvo, a parabola. A questo punto sembrerebbe che già sia un'impresa superiore alla capacità di un pesciolino, ma la cosa più incredibile è che deve ancora risolvere un terzo problema, il più difficile di tutti. Infatti, se sparasse il suo getto come una pistola d'acqua, bagnerebbe l'insetto, ma difficilmente riuscirebbe a tramortirlo e a farlo precipitare. Il getto d'acqua, del pesce arciere invece, si trasforma in un proiettile liquido. Per capire come faccia, pensiamo ad una molla. Se la spostiamo semplicemente, ad esempio, in questa direzione, la sua lunghezza rimane invariata. Ma se la coda della molla si muove più velocemente della testa, quello che succede è che la molla si contrae e diventa un corpo compatto.
Il pesce arciere emette il getto d'acqua con una forza crescente, così che la prima parte del getto è più lenta dell'ultima parte e il getto tende a contrarsi proprio come questa molla. In tal modo, sia la stessa differenza che c'è tra colpire un oggetto con tanti piccoli sassolini, uno dopo l'altro, o colpirlo con un sasso grande. L'impatto è molto più violento. Le stampanti a getto d'inchiostro si basano sullo stesso principio. Se l'inchiostro arrivasse sulla carta un po' alla volta, tenderebbe a colare e a spandersi, così. Siccome invece, seguendo lo stesso metodo del pesce arciere, lo spruzzatore emette un getto con forza crescente, l'inchiostro arriva tutto insieme, penetra in profondità nelle fibre ed è assorbito in un solo punto. Quindi, sull'immagine ottenuta non ci sono sbavature. La definizione è più alta e il risultato è spettacolare.